Queste sono le ASICS Gel Kayano 30 e rappresentano una delle scarpe più innovative presenti sul mercato, soprattutto per chi avesse problemi di iperpronazione, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche e poi nella recensione, seguitela fino in fondo, vi racconto a chi sono adatte, quali sono le caratteristiche delle scarpe stesse, perché mi sono piaciute e invece quali sono le cose che avrei cambiato, sapendo che comunque questa scarpa è chiaramente una delle scarpe leader presenti sul mercato. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 303 grammi, ha un'altezza da suola di 40 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede, drop 10, è aumentata di 3,5 mm rispetto al modello precedente ed è soltanto, tra virgolette, aumentate di 4 grammi di peso. Ciò significa che ASICS è riuscita a ottimizzare il peso di una scarpa che in questa categoria si aggira intorno effettivamente ai 300 grammi. Se il peso è rimasto costante rispetto al modello precedente, sicuramente sono cambiate diverse cose, a parte l'altezza dal suolo, come ho già detto, anche e soprattutto la presenza del Pure Gel, che era stata introdotta già con le Gel Nimbus 25, e soprattutto il fatto che la mescola utilizzata ora in Flight Foam Blast Plus Eco e non utilizza più il Flight Foam normale, tra virgolette, e soprattutto è stata introdotta questa struttura in 4D Guidance, che secondo me rappresenta una delle principali innovazioni presenti sul mercato. Partiamo comunque con ordine dalla tomaia, che è ancora in engineering mesh, secondo me struttura molto interessante, ha una linguetta paffuta ma soprattutto a soffietto, che di conseguenza vi consente di gestire semplicemente l'allacciatura, che secondo me è molto efficace, perché sebbene utilizzi dei lacci normalissimi si allaccia davvero in maniera molto semplice, permettendo però un bloccaggio del piede molto buono. La struttura del tallone, la conchiglia, è molto simile a quella della versione precedente. ASICS la chiama una struttura tradizionale, mi è piaciuta moltissimo l'imbottitura, che come al solito è un cuscino nella parte interna, ma al tempo stesso vi consente un bloccaggio del piede perfetto. Chiaramente i colori sono carinissimi, ma nella stagione estiva, dove pure mi scende una goccia di sudore facendo la recensione, probabilmente avrei scelto una scarpa di colore bianco, probabilmente nei prossimi giorni, Gel Cumulus 25, recensione bianca. A livello di numero poi suggerisco assolutamente lo stesso numero in casa ASICS. È vero che nella parte dell'avampiede c'è una buona protezione, ma al tempo stesso questa scarpa vi consente una discreta elasticità della tomaia, che però non è un problema nei cambi di direzione grazie anche al logo termosaldato della azienda giapponese. Prima di rispondere alla domanda se questa scarpa è la super shoes delle scarpe stabili, risulta fondamentale indirizzare la discussione relativa al 4D Guidance, che è la struttura concettuale utilizzata da ASICS per dire che questa scarpa è la non plus ultra per gli iperpronatori. E qui, my friend, sicuramente ASICS ha fatto centro. Non vi parlo di tutti i dettagli del 4D Guidance, ma sicuramente la presenza di uno spazio molto importante nel tallone, un tallone smussato, uno spazio nell'avampiede importantissimo, una parte mediale altrettanto larga che da un lato probabilmente non vi consente di sprigionare tutta la forza che avete nelle gambe, ma al tempo stesso vi consente di gestire al meglio tutti i problemi di iperpronazione. Anche la struttura barchetta, il suo perché con il design ricurvo nell'avampiede. ASICS poi parla della stabilità su tutta la scarpa, ma l'aspetto veramente diverso rispetto al solito è la presenza di questa parte mediale, che ha una mescola più morbida, che in teoria vi consente di ridurre il tempo in iperpronazione. Chiaramente dipende molto dalle velocità a cui correte e anche dalla vostra biomeccanica di corsa. Nei miei test ho verificato, ma secondo me è molto più legato al fatto della base del tallone e dell'avampiede, che questa scarpa ha il minor angolo di pronazione presente sul mercato. Chiaramente potrebbe non essere vero per tutti i podisti amatori, ma soltanto per alcuni, e quindi vi farei consigliare da chi potrebbe vedervi correre. Secondo me comunque questa struttura è tra le più innovative, se non la più innovativa, di quelle presenti sul mercato. Tra l'altro sarebbe davvero ultrasonico se vi iscriveste al canale per non perdere le ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni sarò a diversi eventi e chissà mai che faccia davvero tantissimi video. Anche la struttura del battistrada garantisce una perfetta stabilità. Nell'avampiede la scarpa è parecchio flessibile,
poi è presente un solco nella parte centrale che vi consente di gestire al meglio tutti i cambi di direzione. Nella parte posteriore poi, soprattutto per chi appoggiasse sia con una rullata ma magari anche appoggiando di avampiede e poi nella seconda fase della corsa di tallone, è stata introdotta la solita gomma ad alta durabilità che vi consente di fatto di utilizzare questa scarpa davvero a lungo. Per il battistrada non ho evidenziato nessun problema di trazione, che secondo me è sicuramente buona, se non addirittura ottima. Chiaramente durante le giornate di pioggia forse non la raccomanderei più di tanto, però proprio per la stabilità legata alla scarpa stessa non avrete problemi nemmeno nei cambi di direzione, perché il battistrada comunque è assolutamente uno dei migliori del mercato. Questa scarpa chiaramente può essere utilizzata per tutte le distanze, anche a velocità abbastanza elevate. Chiaramente il Flight Foam Blast Plus vi consente un ottimo ritorno energetico, ma l'energia chiaramente la dovete prima generare. A livello di distanze questa scarpa potrebbe essere utilizzata anche per tutti i lunghi lenti di quest'estate, ma perché no anche dell'inverno. La utilizzerei per chi pesasse più di 75 kg, pure per fare degli allenamenti di qualità, visto che la scarpa è flessibile ma vi consente, grazie al Flight Foam Blast Plus, di correre abbastanza velocemente. Per un atleta evoluto suggerirei di andare sulle Gel Nimbus 25, anche se per esempio il doppio allenamento potrebbe essere una soluzione ideale, perché questa scarpa vi protegge al meglio proprio quando siete davvero stanchi. Fino a che peso del podista amatore la utilizzerei, ma io direi anche fino a 100 kg, perché questa scarpa è davvero molto protettiva e garantisce comunque anche per chi fosse alle prime armi di poterla utilizzare al meglio. A livello di durata poi la scarpa tenderà a durare almeno fino a 700 km, proprio grazie al fatto che sono utilizzati materiali premium dell'azienda giapponese. Il battistrada dopo 150 km non ha assolutamente grossi segni di usura. La tomaia anch'essa è una struttura rinforzata nella parte dove solitamente possono evidenziarsi dei punti di rottura. L'aspetto chiaramente da sottolineare è l'eventuale peso del podista amatore, l'appoggio di tallone. Il PureGel è più morbido rispetto al modello precedente e di conseguenza potreste avere una sorta di sensazione tra virgolette negativa, ma dal mio punto di vista 700 km li fate, e se pesate 65-70 kg forse addirittura 1000. A livello di punti di debolezza, ma sì, non farci la marchetta, secondo me questa scarpa ha un grandissimo paradosso, che correndo lentamente forse non è ovviamente la più reattiva presente sul mercato, mentre se andate più velocemente, grazie soprattutto alla spinta di avampiede, troverete sicuramente un vantaggio competitivo. Dal mio punto di vista, sulla mia biomeccanica di corsa, la utilizzo soltanto nel secondo allenamento, nel caso in cui lo dovessi fare. Poi è evidente che questa scarpa è pensata per tutta la stagione, lo si vede anche dagli elementi riflettenti, e di conseguenza durante questo periodo estivo forse non è la scarpa più traspirante del mercato, lasciate perdere il colore nero. Secondo me non è una scarpa supersonica, ma per chi avesse problemi di pronazione potrebbe essere davvero la soluzione ideale. Se siete rimasti fino a qui, sicuramente la sintesi è abbastanza banale. La scarpa ha un'altezza da suolo importante, 40 mm, ma ASICS è stata in grado di gestire al meglio tutti i problemi derivati da questa scelta, grazie soprattutto al design molto efficace, utile e che consente a chi avesse problemi di pronazione di utilizzare questo strumento in maniera adeguata. La potreste portare anche fino a 1000 km come scarpa unica, secondo me scarpa super promossa. Resto convinto che non sia una super shoes delle scarpe stabili, non è detto che si voglia spendere questi soldi per una scarpa di questo tipo, ma se avete appena iniziato a correre e volete qualcosa super premium, questa è la scarpa ideale. Voi nel frattempo sei strong, keep running, io vado a dare da mangiare al coniglio che in realtà è lì sotto che sta.